È iniziato oggi il processo in corte d'assise a carico di Michael Alessandrini, reo confesso per l'omicidio di Pierpaolo Panzieri, avvenuto il 20 febbraio del 2023 in via Gavelli a Pesaro. Alessandrini è imputato per omicidio volontario premeditato, aggravato dalla crudeltà e da futili motivi. Il trentenne pesarese oggi era presente in aula. Buongiorno. Buongiorno. Prima un saluto ai giornalisti presenti, poi ha dichiarato di non sapere perché si trovava in aula. Alessandrini ha poi letto un passo della Bibbia prima di lasciare il tribunale di Pesaro, accompagnato dagli agenti della polizia penitenziaria. Buongiorno. In aula gli avvocati di Alessandrini, Carlo Taormina e Salvatore Asole, hanno sollevato un'eccezione sul capo di imputazione. In particolare la difesa ha contestato gli aggravanti di crudeltà e premeditazione che nel momento dell'estradizione dalla Romania all'Italia non erano presenti. Inoltre i legali hanno chiesto un supplemento di perizia sulla capacità processuale dell'imputato. Entrambe però sono state respinte dalla Corte. Abbiamo perso su tutta la linea, quindi non c'è stata la questione della estradizione fatta soltanto per alcuni, con alcune contestazioni e non con altre, la rivedremo poi successivamente perché l'ordinanza per quello che ci riguarda non è fondata. Per quello che riguarda la questione delle condizioni di salute, nessuno ha voluto accertare che cosa è successo da gennaio a oggi, ne prendiamo atto. Ma certo, il ragazzo è in condizioni assolutamente devastanti dal punto di vista psichiatrico. La documentazione del carcere, sia quella infermieristica sia quella medica, lo dimostra, ma la Corte ha ritenuto di non acquisire gli atti. Glieli porteremo noi. Un provvedimento perfetto, commenta l'avvocato della famiglia Panzieri, Fabio Anselmo. Alessandrini esprime i sintomi della sua patologia in modo orientato, finalisticamente utile tutte le volte alla sua posizione processuale, e per me chiaramente sono comportamenti che sono preordinati a, diciamo, ottenere risultati utili sempre a finalità che sono sempre coerenti con la sua posizione processuale. Le manifestazioni patologiche non sono disorganizzate, ma sono proprio organizzate per la sua difesa. Questa mattina, per la prima udienza del processo in corte d'assise, presenti amici e familiari di Pierpaolo Panzieri, la madre del giovane ragazzo ucciso con diversi fendenti, chiede l'ergastolo per Alessandrini. Perché lui ha commesso un omicidio aggravato, premeditato, con una efferata crudeltà e senza nessun motivo. Questo è quello che chiederò sempre, l'ergastolo. Poi se lui viene in udienza, non viene in udienza, a me non cambia niente, sempre l'ergastolo per lui voglio. Nessun effetto, a me sai cosa mi fa effetto? Andare due volte al cimitero da Pierpaolo, che è sottoterra, quello mi fa effetto. Vedere un mostro così non mi fa nessun effetto, solo la conferma della vigliacchezza che ha, perché vedo che non riesce neanche a stare in tribunale.